Bienvenidos en italiano en Argentina. Quarantena in Argentina, giorno 1. Sentite il rumore dell'elicottero. Guardando se ci sono persone che stanno rispettando la quarantena. Il paese è praticamente bloccato. Autostrade, negozi, no, c'è praticamente nessuno per strada. E le uniche cose che si possono fare al momento è andare sul mercato, andare a prendere la frutta, la verdura, piccole commissioni, sono aperte le farmacie, si può andare a fare un piccolo giro con il cane, però proprio giusto per portarlo fuori e tornare indietro. E questa è la situazione attuale causata da questa pandemia del coronavirus. Oggi che è il primo giorno di quarantena ed è il giorno 17 quando c'è stato il primo caso. Siamo arrivati a 127 casi in totale. In Italia erano solamente 3 casi e questa situazione qui ci spaventa un po', però per fortuna il governo nazionale già ha preso delle misure di prevenzione, misure di sicurezza. Già circa una settimana che ci dicono di mantenere la distanza di un metro e mezzo da una persona all'altra, di non andare in posti affollati. Adesso praticamente ci hanno detto anche che per salire in autobus, ad esempio, o nel subte, che qui sarebbe la metropolitana, è possibile farlo, ma alla condizione che ci si possa sedere. Nel caso contrario no, non si può salire al mezzo, bisogna aspettare il seguente. Nonostante la situazione attuale che stiamo vivendo qui in Argentina e in tutto il mondo, ci sono situazioni abbastanza tristi, diciamo. C'è stato per esempio il caso di un ragazzo che stava partecipando a uno scambio studentesco, era a Madrid e con la questione del coronavirus stavano facendo le lezioni online, a distanza naturalmente. Però a un certo punto hanno voluto tornare indietro. Questo ragazzo qui ha contratto il coronavirus a Madrid, però al ritorno è arrivato doveva tornare in Argentina, però l'unico biglietto che ha potuto trovare era fino a Montevideo in Uruguay. Con i sintomi ha praticamente preso un traghetto e si è imbarcato con circa 400 persone che non sapevano che questo ragazzo qua avesse il virus. Si è scoperto dopo, praticamente ieri sera si è saputo di questa cosa, al ragazzo l'hanno arrestato e a tutte le altre persone le hanno messe in isolamento in un hotel, l'hotel Panamericano. Alla situazione attuale, da quello che si sa adesso, queste persone qua sono senza cibo perché non glielo portano. C'è anche una persona che ha una bambina di 3 anni, una bambina piccolissima, però hanno bisogno di cibo e sembra che non lo stiano portando. Adesso con l'aiuto dei giornalisti, delle testate giornalistiche, magari riusciranno a poterli portare qualcosa da mangiare. Non si sa il perché. Non si sta svolgendo il servizio normale, anche perché l'hotel non sta lavorando in questo momento, perché è stato bloccato tutto, anche gli hotel, tutte le attività turistiche sono bloccate al momento. E c'è sempre il dubbio di chi pagherà le camere a queste persone. Sono circa 400 persone, da quello che si sa lo farà il governo della città. Opinione mia, che può essere condivisa o no, è che dovrebbe pagare il ragazzo, visto che il fatto di girare con un virus, e sai di girare con un virus che può contagiare, che può infettare altre persone, secondo me è anche un attentato alla salute degli altri e devi avere rispetto non tanto per te stesso, se non ce l'hai, forse lui non ce l'ha, ma almeno per le altre persone che almeno non le conosci, non sono parenti tuoi, non sono amici tuoi,
dovreste avere ancora più rispetto per degli sconosciuti. Continuerò a raccontarvi cosa capiterà nei prossimi giorni, e continuerò a pubblicare, ad informarvi, ad aggiornarvi su quello che capita qui in Argentina, sulla situazione del coronavirus. Se vi è piaciuto il video mettete un like, sottoscrivetevi al canale e vi metterò un po' di informazioni nella descrizione del video. Ciao ciao, alla prossima!